Buon pomeriggio su TV Prato da Cosimo di Bari, grazie alle riprese di Roberto Bob Finelli stiamo per assistere alla sfida tra Porta Romana e Zenit Audax, valida per la 12ª giornata del girone B dell'eccellenza. Domenica 27 settembre gli uomini di Claudio Targetti vogliono mettersi alle spalle il pesante KO subito con il Grassina, ma trovano di fronte a loro una delle squadre più in forma del campionato, la Zenit di Bellini, che è imbattuta da 5 giornate e nelle ultime 5 giornate ha raccolto infatti 2 vittorie e 3 pareggi. Mentre il direttore di gara, il signor Gioele Jacobellis della sezione di Pisa, sta per dare inizio all'incontro, andiamo con la lettura delle formazioni. Il Porta Romana si schiera con Morandi, Stella, Sarti, Pomolo, Vari, Alessandrini, Capineri, Campana, Bargelli, Aperuta e Fossati. In panchina Claudio Targetti porta con sé Compagnoni, Gallini, Toccafondi, Semplici, Gori, Gabrielli e Chiesi. Risponde la Zenit Audax con Mencaroni, Magelli, Mazzucco, Torracchi, Benvenuti, Facchini, Perugi, Silvestri, Manganiello, Picchianti e Bianchi. In panchina per la squadra pratese ci sono Trapani, Maretto, Sorbera, La Rosa, Orsatti, Gambardella e Piras. Il Porta Romana in maglia bianca attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra, la vostra visuale. Risponde in maglia amaranto la Zenit Audax, che attaccherà ovviamente da destra verso sinistra. Il pallone adesso è al portiere del Porta Romana, Iuri Morandi, che lo mette a terra e si appresta ad effettuare il rinvio. Confermata la difesa 3 per mister Targetti, tre centrali sono Lovari, Alessandrini e Pomo, sugli esterni Stella a destra e Sarti a sinistra, terzetto di centrocampo nel quale torna Michele Fossati dopo lo stop, era già tornato da una settimana l'altro infortunato Campana, il terzo è Dario Capineri, una quota classe 98, in attacco Aperuta fa tandem con Bargelli. Attenzione subito al pallone recuperato proprio da Dario Capineri, attaccato da un avversario e senza fallo lo ferma Benvenuti, e così può ripartire la Zenit. Picchianti tenta la verticalizzazione per Bianchi, si scontra con Pomo, calcio di punizione in favore della Zenit Audax. È stato Perugi, non Bianchi, a guadagnare il fallo nella circostanza. Abbiamo detto quindi 5-3-2 per il Porta Romana, consueta difesa 4 per la Zenit Audax, nella quale trova posto di nuovo Facchini. Intanto ottimo proprio il lancio di Facchini per Bianchi, si è alzata la bandierina, aspettava che toccasse il pallone l'attaccante pratese, l'assistente di Jacobellis. Si tratta di Albi Chica della sezione di Pisa, sventolato il fuorigioco, sembra essere scattato oltre l'ultimo difensore Manuel Bianchi. Sul lancio tentato dalle retrovie da Facchini, dicevamo proprio Facchini è tornato dopo una settimana di assenza, mancato nella vittoria per 3-2 ottenuta dalla squadra di Bellini contro la Baldaccio Bruni. Rientra anche nel vertice di centrocampo Picchianti, quindi praticamente formazione tipo per Andrea Bellini, che schiera un tandem di attacco, il tandem titolare composto da Manganiello e Bianchi. Alle loro spalle agisce da trequartista Silvestri. Aperuta punta Benvenuti, lo salta, parte in velocità Aperuta, si propone Sarti sulla sua corsia, per lui servizio, arriva sul pallone Sarti, tenta il cross chiuso dal tackle di Magelli, primo calcio d'angolo della partita in favore del Porta Romana quando siamo al terzo minuto di gioco. Buona la discesa sulla sinistra di Riccardo Sarti, classe 97, ha guadagnato un buon corner sull'assist di Aperuta ed è proprio Aperuta ad incaricarsi adesso di battere il corner. Sfiora Alessandrini sul secondo palo, viene contrastato Capineri, rimane in attacco il Porta Romana, stacca bene Magelli anticipando un avversario, allontana un difensore pratese, il pallone però rimane al Porta Romana, Stella di testa, serve Aperuta è attaccato da Perugi, mette in fallo laterale il centrocampista pratese, quindi rimessa laterale in zona di attacco per il Porta Romana, la batte Lorenzo Stella, si propone Capineri, pallone invece per Bargelli lo mette giù, il pallone incollato al piede Bargelli, attaccato però da Perugi, rinviene su di lui, scivola Perugi, sarà rimessa laterale, quindi ancora per il Porta Romana che rimane in attacco. Sarà di nuovo terzino Lorenzo Stella, che serve di nuovo Bargelli, stavolta non aggancia Bargelli, tocca anche con un braccio, è calcio di punizione in favore del Zenit Audax. Mazzucco
lascia l'incarico di battere il calcio di punizione a Benvenuti, dialoga Benvenuti con Mazzucco. Benvenuti allarga a Facchini. Facchini tenta di nuovo la verticalizzazione a cercare Bianchi, mette pressione a Lovari. Lovari si rifugia in fallo laterale. Rimessa battuta da Magelli a cercare Silvestri, di nuovo da Magelli, il tocco di Magelli per Manganiello, ben posizionato Lovari. Sarti per Aperusa, lo stop di petto a innescare Campana, il lancio di Campana in direzione di Bargelli, non trova la misura del passaggio Campana. Campana si era infortunato nella partita contro il Valdarno, prima giornata di campionato, poi un lungo stop fino al rientro da titolare avvenuto domenica scorsa nella partita contro il Grassina, contro la sua ex squadra, ha ritrovato spazio, una partita che ha visto il Porta Romana arrendersi di fronte alla giovane formazione di Rocchini per 4-0, invertendo quello che sembrava un trend positivo iniziato con l'arrivo di Claudio Targetti al posto di Alessio Milani. Era sembrata arrivare la scossa con il cambio in panchina, perché dopo la brutta sconfitta di Signa il Porta Romana aveva pareggiato in casa con la Bucinese e vinto contro la Sestese per 3-0. La trasferta sul campo di Ponte a Niccheri non è andata bene, ma adesso il Porta Romana è sceso in campo determinato a fare il risultato anche contro, abbiamo detto, una Zenit che attraverso uno splendido momento di forma ha messo in difficoltà la capolista Aquila Montevarchi, ha battuto in rimonta la Baldaccio Bruni. Adesso scende in campo al Bozzi per tentare un'altra impresa. Colpo di testa di Perugi. Pomo anticipa Bianchi, Aperusa va giù, c'è fallo secondo Jacobellis da parte di Mazzucco, calcio di punizione quindi in favore del Porta Romana. Fischietto pisano, Jacobellis, ha arbitrato alcune gare in eccellenza, ha arbitrato anche il big match di promozione tra Lanciotto e Firenze Ovest, cavandosela molto bene. Altra rimessa laterale in favore del Porta Romana affidata a Pomo. Pomo a cercare Capineri, non trova il pallone Capineri con il colpo di testa. Bianchi per Manganiello, dialogano bene i due, ma c'è un fallo. Calcio di punizione quindi in favore del Porta Romana. Fossati lo batte rapidamente per Pomo. Pomo sbaglia nella misura del passaggio, intercetta Perugi. Arriva Sarti a cercare Aperusa, il pallone torna in possesso di Sarti. Capineri. Capineri allarga per Stella, anticipato da Perugi. L'ultimo tocco è proprio di Perugi e quindi rimessa laterale in favore del Porta Romana, batte rapidamente Stella, Capineri, all'indietro per Pomo, di prima intenzione per Fossati, tenta l'affondo Fossati, è chiuso, Lovari combatte con Bianchi, forse con il fallo, tutto regolare per il direttore di gara, pallone viene tenuto in gioco da Stella, Silvestri anticipa Pomo, Capitan Pomo spizzica di testa e consente al Porta Romana di tornare in possesso di palla. Fossati senza guardare, dove però non c'è nessun compagno, o meglio sta arrivando di gran carriera Sarti, ma il pallone è facile preda di Magelli. Campana chiuso dal tackle di Torracchi, commette fallo il centrocampista ex Estese ed ex Prato, quindi calcio di punizione in favore della squadra arancionera. Emiliano Campana lascia l'incarico di battere a Fossati. Fossati, ex Fortis Juventus, tanti anni nel settore giovanile della Fiorentina fino alla categoria della Primavera. Proprio Fossati con il suo destro a servire il pallone al centro, anticipato Alessandrini. Arriva Stella, rimane quindi in attacco il Porta Romana. Buono il dribbling di Stella su Silvestri. Alessandrini rimasto in proiezione offensiva. Sarti tenta di servire Campana senza trovare però il compagno. Fossati torna all'indietro da Morandi, è pressato da Manganiello, rinvio di Morandi intercettato da Picchianti e prova a servire ancora Manganiello, era in offside l'attaccante ex Lanciotto e quindi ha lasciato sfilare il pallone, così Yuri Morandi fa ripartire il Porta Romana. Alessandrini torna all'indietro ancora da Morandi. Lovari
arrivato a settembre Lovari, Massimo Lovari, dopo anche lui nella passata stagione ha vestito la maglia del Grassina, è andato a rinforzare una retroguardia che fin qui qualche problemino lo ha evidenziato. È la difesa più battuta del girone dopo le prime 11 giornate di campionato, il porta romana, anche se dato statistico va evidenziato, ha spesso preso goleale, ma torniamo in cronaca perché Manganiello salta un avversario, mette al centro, chiuso da Alessandrini che mette in fallo laterale, pericoloso il dribbling di Manganiello, si stava liberando al centro dell'area Bianchi, Manganiello anche alzato la testa per vedere se si inseriva qualche compagno da dietro, non stava arrivando nessuno, quindi stato chiuso, attenzione adesso a Picchianti, il tiro di Picchianti respinto, Morandi corre per evitare il corner, ce la fa guadagnando il pallone, si incarica quindi di effettuare il rinvio, si stacca Lovari, il tocco è corto per lui, preferisce, come avveniva spesso con mister Miliani, partire col pallone basso dalle retrovie il porta romana, soprattutto adesso che è tornato Michele Fossati, è tornato Campana, sono tornati i palleggiatori che sono mancati a lungo. Buono qui il lavoro di Benvenuti che arpiona il pallone, prova a servire subito Manganiello, gode di una certa libertà Manganiello sulla destra, punta Alessandrini, arriva Torracchi, esca quello servito, Torracchi chiuso da Campana, Alessandrini allontana, ma Magelli di testa serve Picchianti, Picchianti mette giù il pallone, chiama in causa sulla sinistra Mazzucco, Mazzucco per Silvestri. Sterzata di Silvestri, attaccato da Aperusa, recupera il pallone senza fallo il porta romana, Capineri per Bargelli, chiuso ottimamente da Benvenuti. Benvenuti vede libero dalla parte opposta Magelli, lo serve. Magelli, autore di una splendida rete del momentaneo 1-1 contro la Baldaccio Bruno, un tiro al volo davvero splendido. Picchianti, il lancio di Picchianti a cercare Perugi, di prima intenzione di testa per Mazzucco. Perugi restituisce il pallone verso il compagno, lo sfiora a Bianchi, chiuso da Fossati, può ripartire il porta romana. Capineri, serve Bargelli. Bargelli di nuovo per Capineri, sulla sinistra ci sono due compagni. Va da Sarti, ma sbaglia la misura del passaggio Capineri, quindi può ripartire il porta romana grazie a Manganiello, subisce fallo sulla carica di Alessandrini, calcio di punizione in favore del Zenit Audax. Partita molto equilibrata in questi primi 11 minuti, quasi 12, punteggio di 0-0, le squadre si affrontano cercando di non scoprirsi, alternandosi il possesso di palla. Calcio di punizione affidato a Facchini, lancio di Facchini a sinistra per Perugi, mette giù Perugi, Mazzucco, va da Picchianti, di prima intenzione per Benvenuti, invita i suoi a muovere il pallone, vuole un gioco più veloce, Andrea Bellini, tecnico pratese, alla seconda stagione con la Zenit Audax, lui e la sua squadra tornano al Bozzi dopo il grande successo dello scorso anno in finale di Coppa Italia, ottenuto contro l'Armando Picchi, un successo che ha permesso la conquista della categoria dell'eccellenza. Di prima intenzione Bargelli, imbecca Aperusa, Aperusa a un metro di libertà, tocca il pallone, si alza subito la bandierina di Fontani, come nella situazione precedente l'assistente ha atteso che la palla pervenisse all'attaccante fiorentino per alzare la bandierina, era partita quindi oltre l'ultimo difensore, almeno secondo Fontani. Quindi calcio di punizione per la Zenit che viene affidato a Mattia Mencaroni, portiere classe 99, molto promettente. Nella scorsa stagione ha difeso i pali della squadra degli allievi regionali della Zenit, adesso la promozione a portiere titolare nel campionato di eccellenza, se la sta cavando molto bene in queste prime giornate. Intanto l'inserimento di Sarti, guadagna una rimessa laterale sul pressing di Torracchi. Sarà proprio Riccardo Sarti ad effettuare la rimessa laterale. Riccardo Sarti, terzino, cresciuto nel settore giovanile della Florea 2000. Sta trovando spesso spazio in questa prima parte di campionato. La rimessa laterale è stata battuta male dal terzino fiorentino. Quindi Manganiello per Bianchi. La sponda di Bianchi per Silvestri. Contende il pallone Silvestri a Fossati. Commette fallo Fossati. Calcio di punizione, anzi
secondo il direttore di gara è stato prima Silvestri a commettere il fallo, quindi il calcio di punizione in favore del porta romana. Ho guadagnato Michele Fossati, come detto, al rientro dopo alcune settimane di stop per infortunio. Nella mediana di Claudio Targetti rientra Fossati, è rientrato Campana la scorsa settimana, manca Santini squalificato per somma di ammonizioni. Il terzetto è completato dal classe 98 Dario Capineri, ex Montelupo. Fossati batte calcio di punizione sul secondo palo, Pomo tutto solo, colpisce Pomo ma si è alzata anche in questo caso la bandierina dell'assistente. Buono comunque il riflesso di Mencaroni sul tocco ravvicinato di Pomo. Quando siamo al 14° minuto sarà da ribattere, perché sul tocco di Mencaroni Mazzucco non ha aspettato che il pallone uscisse dall'aria. Rinvio di Mencaroni è lungo stavolta, Capineri lo colpisce di testa. Rimessa laterale in favore della squadra pratese, Mazzucco per Silvestri, restituisce il pallone a Mazzucco, lo tiene in campo Perugi. Bargelli ha tentato di prima intenzione di servire a Perusa, ha capito tutto Silvestri. Magelli, ancora Silvestri, si fa dare il pallone, alza la testa, prova col mancino a imbeccare Manganiello che mette giù il pallone, punta Sarti, Manganiello appoggia a Magelli imbecca Manganiello, cross di Manganiello sul secondo palo, lontana stella, Picchianti per Silvestri, buona opportunità per la Zenit. Silvestri mette giù il pallone, cross al centro, Picchianti, il mancino di Picchianti, Torracchi mette in rete ma c'è fuori gioco, è partito oltre l'ultimo difensore Torracchi sul mancino di Picchianti. Sensazione anche a occhio nudo è che fosse netto il fuorigioco di Torracchi. Comunque andremo a rivedere negli highlights questa azione, la quale comunque la Zenit si è liberata molto bene con Picchianti servito da Silvestri a sinistra. Tocco di Torracchi però è arrivato dopo che il centrocampista era partito oltre l'ultimo difensore, almeno così secondo e l'assistente Chica di Pisa, quindi rete da annullare. Mazzucco è attaccato da Capineri, mette in fallo laterale Mazzucco, guadagna una rimessa il porta romana che può rimanere in zona di attacco. Batterà quindi Lorenzo Stella, seconda stagione a porta romana, lui che è cresciuto nel settore giovanile della Cattolica Virtus. Stella, non ci sono compagni da servire, prende tempo, va da Pomo. Bargelli è attaccato molto bene da Mazzucco, gli sfila il pallone. Bianchi subisce fallo sulla pressione di Pomo. Calcio di punizione in favore della Zenit Audax, affidato a Luca Benvenuti. Benvenuti ha trovato il gol 2 settimane fa regalando il pareggio sul campo della Bucinese alla squadra di Andrea Bellini. Alessandrini va da Lovari, si propone Fossati, Lovari avanza palla al piede, torna da Alessandrini, prima intenzione Alessandrini a cercare Bargelli, capisce tutto Picchianti, avanza Picchianti che imbecca sulla destra Torracchi, scivola Torracchi, aveva qualche metro di libertà, così Sarti rinviene su di lui. Campana è pressato, recupera il pallone la Zenit con Silvestri. Lovari mette in fallo laterale. Magelli per Silvestri, ottimo l'aggancio di Silvestri, chiuso in corner da Sarti. Primo corner anche per la Zenit Audax, uno ha battuto il porta romana. Batterà da destra Picchianti col mancino, una traiettoria verso la quale avanzeranno Benvenuti, Facchini, i saltatori, oltre a Manganiello e Bianchi. Si propone Bianchi, il cross è verso la porta, allontana con i pugni Morandi, a Perusa, attaccato da Torracchi. Magelli di testa prova a imbeccare Picchianti, mette giù Picchianti, cross di Picchianti dove non c'è nessun compagno, il pallone sfila e termina lungo la linea di fondo. Così sarà rimessa in favore della Zeni e del porta romana, la batterà Iuri Morandi.
avvio equilibrato, l'avvio decisamente avaro di occasioni. Unica nota di cronaca, il tocco di Torracchi sul mancino di Picchianti, ma la rete non è stata convalidata per il fuorigioco del centrocampista ex Estese ed ex Prato. Lovari si propone, Stella, e verso di lui il pallone. Stella mette di testa con la faccia il pallone, imbecca Capineri. A Peruse, attaccato da Benvenuti, tocca il pallone Benvenuti, mette in fallo laterale. Rimessa affidata a Lorenzo Stella. Pomo, col petto Pomo mette giù, va da Stella, è pressato da Perugi. Perugi soffia il pallone, ma Stella rinviene su di lui. Mazzucco mette in fallo laterale, altra rimessa per il porta romana, e soprattutto sulla fascia destra prova a spingere in questi primi 20 minuti, non ha trovato sbocchi però, perché nei pressi dell'area di rigore Mazzucco e Benvenuti hanno sempre respinto ogni tentativo della squadra fiorentina. Riparte adesso la Zenit con Manganiello, che è arretrato a prendersi il pallone, becca sulla destra Magelli, tenta l'inserimento il terzino classe 98, su di lui Sarti che si aggrappa, rischia anche il cartellino Sarti perché si è disinteressato del pallone in questa circostanza. Ha rincorso l'avversario, ha speso molte energie, forse temeva di subire un dribbling, così Sarti ha preferito metterlo giù. Jacobellis anche in altre situazioni ha preferito centellinare i cartellini nel primo tempo con un metro di giudizio piuttosto tollerante, almeno nell'estrarre i cartellini. Anche stavolta ci poteva stare l'ammonizione, un metro di giudizio comunque che, se mantenuto, può essere condivisibile, anche se in questo caso l'ammonizione sarebbe stata del tutto legittima. Calcio di punizione affidato a Picchianti, cross di Picchianti verso il centro dell'area, nessuno lo tocca, aveva provato a raggiungerlo Facchini, ha agganciato il pallone, quindi rimessa dal fondo per il porta romana, battuta rapidamente per Capitan Pomo. Capineri torna da Morandi, alzando un po' il pallone, mette in difficoltà il portiere, comunque rinvia la sfera imbeccando Bargelli, di testa Bargelli, molto bene Nesca Perusa, di nuovo Bargelli, di prima intenzione Campana. Al centro c'è Fossati, preferisce la verticalizzazione a cercare la Perusa, ha chiuso da Facchini, Magelli mette giù il pallone di fetta, attaccato da Bargelli, alza troppo il pallone secondo il direttore di gara Bargelli, calcio di punizione quindi in favore della Zenit. Bargelli è la prima stagione con la maglia del porta romana, dopo tante reti segnate nei campionati di promozione di prima categoria. L'ultima annata era allenato da Alessio Miliani all'Antella, ha seguito il suo mister, che adesso però non siede più sulla panchina del porta romana, come detto è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Signe, sostituito da Claudio Targetti. 4 punti in 3 partite per il tecnico ex Lanciotto, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, l'ultima sconfitta arrivata, abbiamo detto, contro il Grassina nello scorso turno di campionato. Intanto colpo subito da Pomo, un colpo del tutto fortuito nello scontro con Bianchi. Si rialza comunque il capitano fiorentino. Colpo al volto per il difensore classe 91. Uno dei giocatori più esperti e uno dei giocatori che assicurano la continuità rispetto alla passata stagione. Un porta romana molto rinnovato che deve ancora trovare la sua identità, il suo passo. Indubbiamente gli infortuni hanno influenzato questo avvio di stagione, continuano a influenzarlo, perché basti pensare che Claudio Targetti porta con sé in panchina il 95 Gori, il 97 Gabrielli, il 96 Chiesi e poi tutti i ragazzi degli juniores, oltre Alessio Toccafondi. Attenzione, lancio verso la Perusa, che si scontra con Mencaroni. Tempestiva l'uscita di Mencaroni, leggermente lungo il lancio per il numero 10 fiorentino. Riparte la Zenit con Mazzucco. Benvenuti. Tocco per Facchini, è costretto a rincorrere il pallone. Facchini ce la fa, lo tiene in campo.
si scambiano ancora la sfera ai due centrali, non c'è pressing qui da parte del porta romana. Mazzucco, lancio di Mazzucco a cercare Perugi, di prima intenzione per Bianchi, anticipato da Lovari. Bargelli riesce a servire a Perusa, Perusa con l'aggancio prova a liberarsi di Mazzucco, rinviene su di lui il terzino e mette la palla in corner. Terzo calcio d'angolo della partita in favore, il secondo in favore del porta romana quando siamo al 24esimo del primo tempo. Porta romana ha spesso sfruttato le situazioni da palla in attivo, in particolare con Alessandrini che ha trovato due volte il gol in campionato. Corner di Fossati allontanato di testa da un difensore pratese, tiene il pallone in campo Sarti che propone il controcross, ha tentato Lovari di staccare, si è scontrato però con Magelli e quindi facile l'uscita da parte di Mencaroni che va proprio da Magelli, si propone Silvestri, restituisce il pallone al compagno che è stato per un attimo preso in controtempo. Facchini, Mazzucco, si propone Perugi sulla sinistra, preferisce appoggiare a Benvenuti. Benvenuti va da Torracchi, si è inserito sulla destra Magelli, preferisce una manovra ragionata, in questo caso la Zenit che non è pressata dal porta romana, salvo adesso lo scatto di Capineri. Prova adesso la verticalizzazione a cercare Magelli che, come abbiamo detto, si era inserito. Scivola però al momento dell'aggancio, terzino classe 98 e quindi rimessa laterale in favore del porta romana. Non si scoprono le due squadre, nessuno riesce a trovare l'accelerata giusta per andare al tiro e quindi i primi 25 minuti sono trascorsi senza occasioni da rete. Torracchi per Picchianti, di prima intenzione, prova a velocizzare Picchianti. Manganiello, la verticalizzazione per Bianchi è lunga anche perché il compagno di squadra ex Lastrigiana si era proposto andandogli incontro. Pomo, Fossati muove velocemente il pallone, Pomo rischia, Bianchi recupera la sfera, non riesce però a tenerla in campo e quindi rimessa laterale affidata a Pomo che va da Fossati. Alessandrini, Alessandrini prima per Sarti, da Torracchi, recupera il pallone Magelli, Manganiello attaccato da Alessandrini, Picchianti, Magelli, ancora Picchianti, Benvenuti, sta manovrando, sta crescendo la Zenit anche se non alza il proprio baricentro, almeno sul piano della manovra. Si perde la squadra di Bellini però ogni volta che tenta di avvicinare l'area avversaria. Il terzetto di centrali, Pomo, Lovari e Alessandrini sta facendo il suo dovere, sta respingendo ogni tentativo degli avversari di avvicinare la porta di Morandi. Bargelli spizzica di testa, pallone lungo però verso Capineri e quindi rimessa laterale a favore della Zenit. Come ho detto, una difesa del porta romana fin qui impeccabile, non si è mai fatta sorprendere nemmeno la difesa della Zenit Audax. Mancano un po' in questi primi minuti i lampi dei giocatori più di fantasia in campo. Silvestri, Mazzucco, lancio di Mazzucco, Lovari chiama l'intervento, Fossati subisce il fallo da parte di Perugi, calcio di punizione in favore del porta romana, batte Michele Fossati per Alessandrini. Campana, attaccato da Torracchi, Campana va verso il centro, Facchini non si lascia sorprendere, Picchianti, Mazzucco, Bianchi domestica il pallone, riesce a girarsi, attacca e salta elegantemente Pomo, viene su di lui Fossati e recupera la sfera così porta romana, parte palla al piede di Campana, chiuso da Silvestri, tra le linee Silvestri, punta Fossati, preferisce andare largo a destra da Magelli, si sta inserendo spesso il terzino pratese classe 98, già convocato con la rappresentativa regionale per un prima selezione, indubbiamente un giovane che in quel ruolo sta facendo benissimo. Manganiello attaccato da Campana, vince il duello con Manganiello e parte in velocità, mette al centro verso Bianchi, chiuso dal ben posizionato Lovari. Sarti tenta di rinviare, Alessandrini sporco il destro da fuori di Perugi, non inquadra lo specchio della porta.
quando siamo al 29esimo minuto del primo tempo. Non può essere certo definito un tiro in porta, ma vista la povertà di conclusioni. Registriamo quindi questo tentativo da parte del centrocampista pratese, Picchianti, col mancino mette giù e poi lancia a destra da Manganiello. Preso in controtempo che chiedeva il pallone in profondità, non riesce a controllarlo, quindi rimessa laterale sarà per il porta romana. Batte Alessandrini per Sarti, torna da Alessandrini, va in dribbling Alessandrini, prova a creare superiorità, il lancio però di Alessandrini è fuori misura, Mazzucco protegge l'uscita di Mencaroni. Come nell'azione che abbiamo appena visto, spesso il porta romana tenta verticalizzazioni verso le due punte senza però metterle in condizione di ricevere il pallone. Lanci che sembrano augurarsi un errore da parte dei due centrali, Benvenuti e Facchini, però sono stati fin qui molto attenti, sono una coppia affiatata che sta facendo bene in questo avvio di stagione. Lovari per Aperuta, ingannato dal sole, non riesce a controllare. Magelli, Benvenuti, si propone Perugi, riceve, attaccato da Capineri. Perugi, lancio in profondità, altra soluzione fuori misura, altro passaggio che non mette stavolta le punte della Zenit di raggiungere la sfera. Bianchi pressa Stella, aggrappa l'avversario, recupera sfera senza fallo secondo Jakubelis. Stella, ancora Bianchi, attaccato da Fossati, c'è stavolta il fallo da parte del centrocampista fiorentino su Bianchi. Fossati e Bianchi sono entrambi classe 94, entrambi hanno fatto parte della primavera della Fiorentina. Fossati era un titolare inamovibile, Bianchi non ha trovato spazio in quella stagione, poi è andato a cercare fortuna nei campionati dilettantistici, l'ha trovata segnando a raffica con CF 2001 e in particolar modo nel campionato di promozione della scorsa stagione con la Lastrigiana, tanto da essere scelto dalla società pratese per rinforzare l'attacco insieme a Manganiello. Intanto Aperusa, Bargelli chiuso da Benvenuti, rimessa laterale in favore del porta romana, la batte Giovanni Pomo, si propone Fossati, però è troppo vicino, sarebbe controfallo se battesse al compagno. Bargelli col petto prova a domesticare, pallone messo in fallo laterale. Ancora non si infiamma il match tra porta romana e Zenit, punteggio di 0-0 quando siamo al 32esimo minuto e continuano a latitare le occasioni da rete. Rimessa affidata a Capitan Pomo per Bargelli, anticipato dall'ottimo intervento di Silvestri. Si scontra Silvestri con Pomo, tutto regolare secondo il signor Jakubelis, anche secondo l'assistente Fontani. Forse era falloso in questo caso l'intervento di Pomo, che ha colpito in modo fortuito l'avversario al volto nel coordinarsi. Comunque riprende il suo posto al centro della difesa Luca Benvenuti, e quindi Pomo in carica di battere la rimessa laterale. Vediamo se cercherà anche in questo caso Bargelli. No, preferisce andare da Capineri. Capineri lascia sfilare Mazzucco di testa per Perugi. Adesso Silvestri prova a rovesciare il pallone senza riuscire a imbeccare nessun compagno. E così sarà l'ennesima rimessa laterale. Ennesima rimessa più o meno dalla stessa zona di campo. Molte ne ha battute fin qui il porta romana, che però più lì di quella rimessa laterale non è riuscito ad andare, trovando sempre un'ottima resistenza da parte della difesa della Zenit. Intanto Aperusa commette fallo, si è allungata la maglia di Facchini sulla trattenuta di Aperusa, quindi calcio di punizione giusto rilevato da Jakubelis e calcio di punizione affidato a Mattia Mencaroni, il più giovane in campo, classe 99, come detto, uno dei portieri giovani più promettenti del campionato di eccellenza. Non è stato impeccabile nell'occasione della rete dell'1-1 segnata dall'Aquila Montevarchi 3 settimane fa, poi si è riscattata in quella partita con alcuni interventi superlativi. Il suo bilancio di queste prime 11
giornata decisamente positivo. Sarti è ingannato dal rimbalzo e tocca il pallone con un braccio, quindi calcio di punizione in favore della Zenit Audax. Batte rapidamente Silvestri per Magelli, si propone Manganiello, tenta di servire Silvestri, chiuso dalla difesa del porta romana. Campana si libera di un avversario, prova a imbeccare in profondità Bargelli, ancora una volta impreciso il porta romana quando prova a ripartire. Hanno toccato fin qui pochi palloni Bargelli e Aperuta, toccando la sfera solo spalle alla porta e sempre lontano dall'area di Mencaroni. E così la Zenit riprova a partire con il suo palleggio fin dalle retrovie. Cresciuta molto la squadra di Andrea Bellini dalle prime giornate di campionato in cui erano emersi alcuni problemi. Intanto Morandi in uscita non azzarda alla presa su Mencaroni, su Torracchi, è fuori gioco da parte di Torracchi, che riceve il pallone oltre l'ultimo difensore, quindi calcio di punizione in favore del porta romana. Dicevamo, sta crescendo sul piano del gioco, sul piano della manovra, e la partita contro l'Aquila Montevarchi ha dato consapevolezza alla squadra pratese, che poi priva di due tasselli importantissimi come Picchianti e Facchini è andata a ribaltare due volte il risultato contro la Baldaccio Bruni, imponendosi per 3-2. Morandi, Bargelli prolunga il pallone, riesce a servire Aperuta che restituisce il pallone al compagno, ancora Bargelli per Aperuta, è scattato oltre l'ultimo difensore Aperuta, e quindi calcio di punizione in favore della Zenit. In questo caso Aperuta non ha toccato il pallone ma stava per farlo, e quindi giusto il fischio da parte del direttore di gara sulla segnalazione dell'assistente Fontani. Mazzucco è attaccato da Capineri, torna all'indietro da Benvenuti. Capineri è tra i primi giocatori ad andare a pressare gli avversari appena varcano la tre quarti. Intanto il lancio per Manganiello, non può né riesce a domesticare il pallone Manganiello, quindi riparte il palleggio del porta romana. Lovari, Capineri attaccato da Perugi, rischia qui il porta romana, bravo Capineri a servire Fossati sul pressing di Perugi. Pomo lancia per Bargelli, altro lancio fuori misura, Benvenuti non perde la posizione, serve Picchianti studia il piazzamento di Manganiello, lo serve con un ottimo lancio Manganiello, punta Alessandrini. Manganiello si è fermato, attaccato da Alessandrini, riesce a superarlo ma Campana rinviene su di lui. Torracchi, buono il cross verso il primo palo, Morandi tiene il pallone in campo e lo blocca. Rinvio subito di Morandi a cercare Aperuta, stacca di testa Facchini, squadra spaccata in due, lunghissima in questa frangente il porta romana, che non ha fatto in tempo a salire sul rinvio di Morandi. Rimasta lunga, e così la Zenit a metri di campo per impostare la sua manovra. Silvestri lancia per Manganiello, Alessandrini chiude l'avversario ma un po' in affanno mette in calcio d'angolo, è il secondo corner per la Zenit Audax, 2-2 in parità, quindi anche lo score sui tiri dalla bandierina. Batterà il tiro dalla bandierina Mirko Picchianti col suo mancino. Cross di Picchianti verso il primo palo, Silvestri sfiora soltanto, allontana Fossati. Il campanile di Silvestri, esce Morandi, è stato Benvenuti a sfiorare il pallone, non Silvestri. Il pallone è arrivato poi alla parte opposta a Silvestri, che ha tentato un campanile senza imbeccare nessun compagno. Quindi Morandi ha fatto su il pallone, adesso lancerà a cercare uno dei due attaccanti. Bargelli attaccato da Facchini, bravo Bargelli a lavorare questo pallone. Campana, il mancino di Campana, Mencaroni si oppone, splendida risposta di Mencaroni sull'ottimo mancino tentato da Campana, e questa la prima vera occasione del match in favore del porta romana. Siamo al 38esimo minuto. Sul mancino di Campana si è posto Mencaroni con una splendida risposta, quindi terzo calcio d'angolo per il porta romana, lo batte Michele Fossati. Alessandrini
appostato sul secondo palo, il corner è teso, lo tocca Campana, l'ultima deviazione di un difensore della Zenit, quindi altro calcio d'angolo. Corner battuto teso da parte di Fossati, poteva diventare pericoloso. Stavolta il corner è battuto lunghissimo per Perusa. Sarti subisce fallo sul pressing di Campana. Punizione da una posizione molto interessante. La guadagnata Sarti sugli sviluppi del corner dopo la sponda di Perusa. Calcio di punizione da posizione interessante. Si è scosso quindi il porta romana dopo che per 38 minuti non era riuscita ad avvicinare la porta di Mencaroni. Ha suonato la carica Emiliano Campana con il suo mancino, al quale ha risposto in tuffo Mencaroni. Adesso poi su corner il tentativo di Campana deviato. E adesso questo calcio di punizione guadagnato da Sarti. Sul pallone ci sono sia Fossati che Campana. Quarantesimo minuto, opportunità, si allontana Campana, quattro giocatori in barriera per Mencaroni, Fossati, destro di Fossati e si oppone ancora Mencaroni, un super Mencaroni, davvero protagonista il portiere pratese su queste due conclusioni da fuori, questa volta sul calcio piazzato, ci ha provato Fossati, Mencaroni prontissimo, aveva mirato l'angolo alto, un tiro non potente ma angolatissimo, Mencaroni ci è arrivato. Deviando in calcio d'angolo, quinto corner, batte sempre Fossati, corner teso, allontana Mencaroni, Sarti di prima intenzione, sopra la traversa. Era un corner molto pericoloso, anche in questo caso, servito da Fossati. Mencaroni è stato bravo e coraggioso in uscita, anche in questa situazione, ad allontanare. Sarti ha tentato la battuta di prima intenzione, come ogni allenatore chiede di fare da quella posizione, non ha trovato la coordinazione per inquadrare lo specchio. Due minuti di fuoco per il porta romana che ha chiuso nell'angolo la Zenit, impegnando severamente Mencaroni in due circostanze. Intanto Bargelli tocca all'indietro, esce proprio Mencaroni che subisce il fallo in tackle da parte di Sarti. Ha rischiato Sarti e qui l'ammonizione è inevitabile per Sarti. È entrato in ritardo, il pallone era chiaramente preda di Mencaroni. Calcio di punizione da ammonizione in favore calcio di punizione da Zenit. Primo ammonito del match Riccardo Sarti su questo tackle in ritardo. Ovviamente non è stato un intervento cattivo da parte di Sarti che ci ha creduto fino all'ultimo. Mencaroni è stato comunque coraggioso anche in questa circostanza a chiudere sul retropassaggio di un compagno che poteva metterlo in difficoltà. Ci avviamo verso la fine del primo tempo sul punteggio di 0-0, siamo al 42esimo minuto. Il porta romana sta crescendo negli ultimi minuti, ha impegnato Mencaroni. Dopo che la Zenit sul piano del palleggio si era fatta leggermente preferire, pur senza avvicinare mai la porta di Morandi, se non nell'azione viziata da fuorigioco. Intanto Torracchi per Bianchi, prova a smorzare per servire un compagno. Il pallone arriva tra le braccia di Morandi che prova a far ripartire subito il porta romana. Pomo. Tocco per Lovari, Massimo Lovari, apertura sulla sinistra per Sarti, di testa Sarti imbecca Bargelli, contende il pallone a Facchini, mette il corpo davanti all'avversario Facchini, è rimessa dal fondo in favore della Zenit Audax. Rimessa dal fondo, ancora affidata a Mencaroni. Fin qui indubbiamente il migliore in campo Mencaroni con quei due interventi che stanno tenendo il punteggio sullo 0-0, prima su Campana e poi su Fossati. Rimessa laterale affidata a Riccardo Alessandrini,
a cercare Bargelli, l'ha anticipato Racchi, Alessandrini, va da Bargelli, non riesce a tenere il pallone in campo, tanto lavoro sporco lontano dalla porta per Bargelli. Silvestri attaccato da Capineri, senza fallo, guarda, recupera palla Capineri che becca Perusa, Perusa per Bargelli, Bargelli studia il piazzamento dei compagni, torna indietro da Capineri, Capineri sbaglia il passaggio verso Campana, riparte la Zenit, Silvestri, Manganiello non aggancia, Bianchi rinviene sul pallone con la Veronica, riesce a servire Perugi, avanza Perugi tra due avversari, pallone a destra per Silvestri, si alza la bandierina di Chica, è fuori gioco. Partito oltre l'ultimo difensore, almeno secondo Chica, il centrocampista, il trequartista pratese. Matteo Silvestri, quindi calcio di punizione per il porta romana. Silvestri parte dalla posizione di trequartista, anche se spesso quando la Zenit imposta palla a terra fin dalle retrovie arretra per dare una mano a Picchianti nella costruzione del gioco. Riccardo Alessandrini lancia per Perusa, fuori gioco anche in questo caso, tanti anche gli offside su due fronti, le due difese riescono a tenere la linea alta sui lanci che provengono dalle retrovie. Punteggio di 0-0 ben testimonia come in questi primi 45 minuti stiano prevalendo decisamente le difese sugli attacchi, i rispettivi reparti di centrocampo non sono riusciti a inventare. Ci prova adesso Campana con una verticalizzazione a metà tra Bargelli e Perusa, chiude Magelli, arriva Sarti come al solito di gran carriera sulla sinistra, è chiuso da Torracchi, bravo centrocampista pratese che rilancia proprio però sui piedi di Fossati, rimane in attacco il porta romana quando sta per scadere il primo minuto di recupero. Campana, Bargelli, tocco di Bargelli per Campana, si inserisce Campana, ottimo questa iniziativa e si porta però il pallone oltre la linea di fondo. Campana, non c'è il tocco da parte di nessun compagno, arrivano i due fischi da parte di Jacobellis. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0, un primo tempo avaro di emozioni, ha provato il porta romana a ravvivare il match con i tentativi di Campana da fuori, di Fossati su punizione, ha risposto alla grande Mencaroni, quindi le squadre vanno all'intervallo sul punteggio di 0-0. Arrivederci, a risentirci tra poco per la seconda frazione.